Miglio, quando è che ci porti un videotech? Miglio, ma quando ce lo porti un videotech? Ma Miglio, i videotech non li fai più su questo canale? Sì, signori, benvenuti in un nuovo video, sono Emilio e oggi finalmente, oh, mamma mia, quanto tempo è passato dall'ultima volta che abbiamo fatto un videotech. E questo qui sotto ogni punto di vista è un videotech, però sarà più che altro un anticipo, diciamo, di quello che io dovrò andare a fare nella mia postazione da gioco. Ebbene sì, raga, devo cambiare alcune cose sulla postazione da gioco. È passato tanto tempo che non ci mettevo le mani in cima e quindi è giusto così. Allora, raga, ho comprato un bel po' di cose. Prima di farvele vedere, vi faccio un'anteprima di tutto quello che c'è un casino incredibile in camera mia. Prima di farvi vedere però cosa ci sono dentro gli scatoloni, devo dirvi cosa andrò a fare. Dovete sapere che nella mia postazione da gioco attuale, quando la mente, l'ingegneria estrema che creò questa scrivania, ok, con questo bellissimo, bellissimo mica tanto cassettone che va a prendere tutta la scrivania, quando ho pensato di fare questa cosa qua, in poche parole, dentro quel cassettone ci nascondo i cavi, tutto il cable management, ciabatte, mica ciabatte, tutto. Non ho pensato a una cosa: il fatto che potesse diventare la scrivania veramente, ma veramente pesante. Infatti, ai tempi misi questi piedi qua, ma non tengono niente. La scrivania si sbilancia, quindi quando la devo spostare per farci qualcosa, perché ogni tot di tempo bisogna farci qualcosa alla postazione perché se no non siamo contenti. A tirarla fuori si sbilancia e rischia di cadere perché sono i piedi che sono troppo deboli. Per questo motivo ho pensato, dopo un tot di tempo, che forse era giusto comprare due mobili che lo potessero sostenere bene. Infatti sono andato all'IKEA, ho comprato due mobili, si chiamano gli Alex. Dopo vi dirò perché uno ha i cassetti e l'altro no. Quindi, come avete capito, andrò a cambiare alcune cose sulla postazione da gioco. Per primo, i piedi, vi ho spiegato il motivo. Seconda cosa sono le luci. Dovete sapere che quando registro o quando sono in live, devo mettere delle luci, come vi spiegai in un video passato, per creare una giusta illuminazione, per far sì che non mi vediate nero, scuro, buio, perché io registro comunque di solito alla sera, dopo lavoro, comunque le dirette le faccio alla sera. Tutto questo però ha un problema. Io quando devo mettere le luci, ok, che vado a posizionare qui il mio treppiedi, qui vado a mettere la mia super lampada. Il problema è che devo sempre fare un casino in camera, è incredibile. Devo prenderla, la rotella, tirarla fino a lì, collegare, mettere tutto. E che due scatole! Se c'è una cosa che odio è vedere la postazione in disordine. Ecco, che in questo momento è così. Quindi cosa ho deciso di fare? Ho comprato due faretti che andrò a mettere uno qua e uno là. Ovviamente con l'apposita lampadina, e così quando ho bisogno dell'illuminazione accendo e spengo, molto semplicemente. Cos'altro andrò a fare? Qui sotto, come potete vedere, c'è tutto questo giro di cavi, ok? Quindi vabbè, c'è l'hub, questo per i PlayStation VR, questo sono per le casse messe lì dietro, che non so proprio come mettere, fanno schifo, non mi piace. Quindi tutto quello lì scomparirà, tutto sotto, andrò a sistemarli diversamente. Ovviamente nasconderò anche i cavi della tastiera, farò un foro qui e questo cavo qua brutto così andrà a nascondersi. Un'altra cosa che andrò a fare è spostare la webcam. Non la voglio più centrale, voglio metterla spostata. Andrò a metterla in questa zona qua, più o meno, così mi prende lateralmente. E secondo me è molto molto più figa. Poi comunque farò delle prove. Detto questo, andiamo a vedere la roba che andrò a metterci. Tutti i mega pacchi di Amazon che sono andato a comprare. E vediamo cosa c'è dentro. Sì, come vedete, raga, c'è un bel bel po' di roba. Scusate se faccio un unboxing un po' così, un po' a minchia, però sì. Prima scatola, lo scotch 3M, molto molto resistente, l'abbiamo usato anche nella postazione del buon regia. Mi servirà per collegare gli hub sotto la scrivania, che dopo vi faccio vedere dove andranno messi, e
e per metterci le canaline, quindi molto figo, costa 11 euro su Amazon, perfetto. Qui dentro c'è un cavo USB, una prolunga USB di 3 metri, perché attualmente quello che possiedo adesso è molto molto più corta, qui c'è l'altro prolunga USB di 3 metri, lab USB molto piccolo, compatto, che andrò a mettere esattamente qui, qua sotto, così quando ho bisogno di metterci delle chiavette eccetera eccetera, le infilo qui direttamente di sotto, invece di averle qua che sono parecchio scomode, raga. Cavo per le cuffie, quindi una prolunga jack, perché molto semplicemente io le mie cuffie le devo utilizzare con il cavo quando registro, sono in live, perché così setto tutto l'audio al massimo, quella vado a regolare con la rotellina, perché se no quello che sento io, se mai lo sento troppo alto, voi lo sentite troppo basso, invece così facendo riesco a regolarlo come voglio. Poi qui c'è l'altro hub, che questo qui è molto molto bello perché i pulsanti, questo qui lo andrò a mettere molto semplicemente qua dietro al monitor. Voi vi chiederete perché voglio metterlo dietro al monitor, così da dietro ci posso mettere tutti i cavi, cavo del microfono, il cavo della webcam che posso accendere quando voglio, la chiavetta per il joystick e la chiavetta delle cuffie che sono wireless, quindi quando ho bisogno le accendo e le uso, così sono dietro al monitor, non mi danno fastidio, non si vede il cavo, caricamento acconsente. Una prolunga del cavo DisplayPort di 3 metri, perché quello che ho attualmente è corto e arriva a pelo, raga, a pelo, ed è stratirato, infatti ho dovuto spostare il case anche più in qua, e quindi niente, lo sposterò più in là. E tutto questo verrà spostato più in qua, perché ho dovuto spostare tutto apposta per col cavo più corto. Ok, qui invece ci sono le lampadine. Queste qua sono le strisce LED della Xiaomi che andrò a mettere dietro al monitor, e si possono comandare direttamente con lo smartphone. Esattamente, tramite un'app posso decidere il colore e quando accenderle e spegnerle. E vabbè, ha anche il suo pulsante eccetera eccetera, però sono molto comodi perché io prendo il telefono, paf, le accendo. Stessa cosa sono le lampadine a LED della Xiaomi che andrò a mettere nei faretti, che posso decidere di accendere e spegnere con il telefono. Quindi quale sarà la figata? Io metto le lampadine con i faretti sempre collegati, quindi sempre accesi, e posso decidere di comandarle tramite l'app. Quando mi servono accendo più spesso. Caricamente. Segna. Secondo pacco. Cosa c'è qua dentro? Ci sono i faretti. Due uguali ovviamente. Adesso vi andrò ad aprire. Ovviamente sono già stati unboxati profondamente, perché devo vedere se potessero andare bene. Sono così dei faretti molto semplici, molto tranquilli, che andrò a mettere esattamente in questa direzione. Uno di qua e l'altro da questa parte, che punteranno dritti sul mio bel faccino, e sarò bello bello tutto da in cima in fondo illuminato. La maggior parte delle cose, raga, lo comprate su Amazon, quindi se volete, vi interessa qualcosa, scrivetemi qua sotto nei commenti, che io vi dirò nome, quanto costa eccetera eccetera, scrivetemi qua sotto. Proseguendo, cosa c'è in questa scatola pizzina pizzina? Esatto, raga, ovviamente per attaccare i faretti mi serve anche il cavo e la spina. Infatti ho preso un cavo e anche una ciabatta in più, che non guasta mai. E voi tutti adesso in questo momento vi state chiedendo: bene, ma come farai a collegare la webcam lateralmente? Qua ci ho pensato veramente tanto, ma veramente tanto, e sono arrivato a un punto che ho deciso di fare una roba mia. L'ho pensata, siamo riusciti a realizzarla, l'abbiamo verniciata, però è venuta male. Verniciata, devo riverniciarla, raga, perché è venuta la merda. Vi faccio vedere. Con l'aiuto del buon Mirchetto abbiamo realizzato un'asta, ok? Questo qua praticamente è un aggancio per la GoPro. Infatti quando ho comprato tutto il kit per la GoPro dei poveri, era uscito questo cosino qua, e va bene anche per la webcam. Quindi si aggancia all'aggancio
rapido, ok? Il tubo è un quadrato 20x20 o 15x15, no, 20x20 e che ho preso a lavoro, ok? Ho fatto la curvatura, eccetera, eccetera. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo saldato una vite all'interno, poi ho comprato su Amazon questo morsetto, ok? Quindi, in buona sostanza, come verrà? Questo morsetto andrà a stringersi qua e questo, adesso vabbè c'è il computer di mezzo, non si vede niente, andrà a mettersi qua e lì in cima metterò la webcam. Ovviamente il computer poi sarà più distante, però una roba del genere. Ovviamente tutto da vedere come riuscirò a farlo, eccetera, eccetera. Poi vi porterò il video comunque finale che vi farò vedere tutto quanto, come è venuto nei minimi dettagli. Non sto qua a dirvi neanche che ho preso, vabbè, le canaline, raga, cioè le canaline fondamentali, bellissime. Bisogna nascondere i cavi. I cavi vanno nascosti, altrimenti caricamente vi spunterà di fianco mentre dormite. Le casse, raga, le caverò, ok? E quindi non ci saranno più, le metterò qua. E Miglio, cosa metterai nella postazione? Prossimamente comprerò una soundbar che attaccherò al muro, perché le doppie casse così 2.1 non so come metterle, però ancora non sono riuscito a prenderla, anche perché costa un tot e anche già prendere tutto questo mi è costato, quindi devo aspettare. Quindi come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace, iscrivetevi alla pagina Facebook, Instagram, tutti i link qui sotto in descrizione. Noi signori ci vediamo.